È difficile sloggiarlo, che facciamo una telefonata a un signore che, Bergonzoni, lei non ci crederà, fa una scuola di beni comuni. Averne con l'H. Infatti parte venerdì, per cui c'è tempo di vedere Urge questa sera e poi domani si va e basta, però esatto. E poi si va a Sant'Orso, in provincia di Vicenza, dove da venerdì 24 maggio apre la prima scuola dei beni comuni e con una chiusura molto prestigiosa con anche Ilvo Diamanti. L'assessore Paolo Manza, assessore, buonasera. Buonasera. Buonasera, assessore. Buonasera. Domanda a priori, secondo lei Bergonzoni è bene comune? E beni comuni, al plurale. Al plurale, sono due. Sì, perché noi li abbiamo sempre coniugato al plurale, perché secondo noi i beni comuni devono badare più al come anziché al cosa. E quindi sono beni comuni tutti quei, sia beni materiali ma anche immateriali, che sono gestiti attraverso processi di partecipazione allargata ai cittadini. La scuola a chi si rivolge, assessore? Come gli scolari chi sono? La scuola si rivolge a tutti i cittadini, persone impegnate nelle associazioni, amministratori che hanno a cuore il concetto di beni comuni e soprattutto hanno a cuore il modo con cui si gestisce il bene pubblico e quindi anche i beni comuni. E secondo noi il modo più importante per gestire queste cose in questo momento è la partecipazione, che dia in ogni momento ai cittadini la possibilità di dirla loro. Assessore, per capirci, facendola come fosse una cosa geografica, con che cosa confinano i beni comuni? Come no, l'Umbria a nord confina con la Toscana, a sud con il lago. Quali sono i contorni dei beni comuni? Allora, come già detto, per noi i beni comuni hanno come confine principale il come, nel senso che anche in passato era stato chiesto, ad esempio, a un gruppo formato da Stefano Rodotà, Alberto Lucarelli, di fare un elenco dei beni comuni. Loro a suo tempo, ancora prima dei anni, fine anni 90, avevano provato a fare questo elenco, però alla fine sono arrivati alla conclusione che un elenco non è esaustivo, proprio perché è importante il come viene gestita la cosa. Quindi sicuramente uno dei confini è il come. E l'altro per noi importante è quello della partecipazione e quindi della democrazia partecipativa, e che da partecipativa a noi piacerebbe che potesse diventare anche deliberativa, e quindi a dare ai cittadini anche degli strumenti per poter decidere direttamente le cose, ad esempio dei comuni come ente locale. E in questo senso il ruolo del comune come ente locale è secondo noi fondamentale, perché è l'unico istituzione vicina al cittadino di cui forse il cittadino ha ancora fiducia, e quindi passa di lì probabilmente il rilancio della politica con la P maiuscola. Senta, assessore, ce lo fa un esempio brevissimo di un'esperienza di un bene comune per far capire che cos'è? Che cos'è una buona pratica di beni comuni? Ma un esempio che faccio spesso io è un orto che avevamo costruito a Sant'Orso, in cui un gruppo di persone a turno andavano a curare quest'orto. Alla fine sono state prodotte delle zucche, in realtà una stupidaggine, però il mettere insieme tante persone con un unico obiettivo e poi condividere il prodotto di quell'orto è stata sicuramente un'esperienza positiva di gestione dei beni comuni in modo partecipato. Ecco, mappatela nella grande mappatura di Caterpillar di tutti gli orti, alla parola zucca Bergonzoni. Beh, meraviglioso, fatto, sì? Assessore. Abbiamo fatto una metafora importante, quindi orto, mettiamo che sono orto di persone piantate, lasciate dall'intelligenza o altri, zucche, teste, la coscienza e l'intelligenza sono considerati, nella accezione del come, dice lei, appunto, beni comuni. Io posso con altri cittadini andare a vedere questi orti se marciscono e se vanno a male e poter fare qualcosa perché queste zucche, queste teste, pensanti o meno pensanti, possano tornare a crescere? Noi ci stiamo provando, appunto, coltivando quest'orto attraverso le zucche. Perfetto. Assessore, nessun politico aveva mai risposto così bene a Alessandro Bergonzoni. Orto bene comune.